Il Baveno passa al Galli vincendo per 3-1 contro la corazzata del Cossato, una strabiliante vittoria dei padroni di casa della squadra di Molle, ma cerchiamo di capire cosa è successo. Passiamo alle azioni salienti che hanno caratterizzato questo match. Al primo minuto si fa sentire subito il Cossato che, con Badan che dalla distanza calcia una sassata che termina alta. Al quarto minuto gli ospiti provano ancora a dire la loro. Cesta Galli dirotta un corner in direzione di porta, ma la sfera termina a lato. Al nono minuto il Baveno inizia a farsi minaccioso. Romano calcia una palla quasi dal limite che viene intercettata da Rainero. Al 24esimo assalto alla garibaldina del Cossato che si porta minacciosamente in avanti e Bernardo da dentro l'area si fa finalizzatore e sigla il gol dell'1-0. 2-1. La squadra di Molle pareggia. Prandini offre il pallone a Romano che calcia l'assist per Sar che di testa la imbuca in rete. Sotto le urla di gioia della curva sigla l'1-1 e riapre completamente questa partita. Al 35esimo Bonura dalla sinistra prova a centrare il gol del vantaggio, ma Sotta con una parata in due tempi riesce ad afferrare tra le mani il pallone. Prova a farsi finalizzatore Bernardo, ma arriva in ritardo all'appuntamento con la biglia. Al 37esimo, cross di Ramalho, raso terra in direzione di porta, ma Rainero è tempestivo e intercetta. Il primo tempo si conclude con un pareggio, si va negli spogliatoi con l'1-1. Passiamo al secondo, al quinto della ripresa, corner di Bonura. Bonura che si prepara a calciare questo calcio d'angolo, corner, girata di testa di Chelusin, ma l'azione va a vuoto. Passiamo adesso al 12esimo minuto, 12esimo, fucilata di Bernardo e parata da manuale di Sotta che manda in fumo l'azione. Al 14esimo, in la quale trovano il gol del vantaggio, Piccini va a puntare, si fa minaccioso e da buono Solano si porta in avanti, dribbla sulla difesa, castiga la porta di Rainero e sigla il gol del vantaggio del 2-1. Ed ecco che corre sotto la curva dopo questo bellissimo gol e ribalta completamente il risultato. I padroni di casa non demordono perché Sara al 12esimo dribbla su Botto, fa tutto da solo e con una legnata trova il gol del 3-1. Al 28esimo Sorta sorprende tutti, prima respinge il tiro di Willnans e poi il tap-in di Ferrari. Al 49esimo del secondo tempo, ormai siamo nel recupero, colpo di scena, vengono espulsi con rosso diretto Romano per il Baveno e Celussi del Cossato, probabilmente per continuavano insomma a farsi falli dolosamente a vicenda. Comunque, colpo di scena, un caso fortuito con l'espulsione di questi due giocatori. Nonostante la classifica parlasse diversamente, il Baveno torna a sognare la salvezza.